Vorrei cominciare innanzitutto per ringraziare l'assessore, la dottoressa Alessandra Locatelli e tutti i colleghi della Regione Lombardia che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento che è dedicato al tema dell'inclusione sociale e dei percorsi di innovazione promossi col supporto del Fondo Sociale Europeo. Queste occasioni sono sempre molto utili e importanti per scambiare l'idea che abbiamo di questo importante assunti. E poi vorrei dire che rispetto al Fondo Sociale Europeo è importante sottolineare che ci troviamo in un momento particolarmente importante perché si sta infatti concludendo la programmazione 14-20 e assieme all'autorità italiana stiamo lavorando per la preparazione e l'avvio della programmazione del periodo 21-27. È importante quindi guardare a quanto è stato fatto nel corso di questi anni e fare tesoro delle lezioni apprese, perché questo va a permettere di costruire in collaborazione attiva con il partenariato locale un programma solido è in grado di intercettare i bisogni delle persone veramente che hanno bisogno di questo programma e per rispondere in un modo efficace alle istanze del territorio. E proviamo che gli ultimi anni sono stati anni del tutto particolare. Sappiamo che la programmazione attuale si va a concludere, ma in fatto ha conosciuto un impatto differente e importante, perché abbiamo questa pandemia. E l'importanza degli investimenti nell'area di intervento proprio del Fondo Sociale è emerso ancora di più per questa pandemia, perché questo ha dimostrato l'importanza di qualche delle misure che abbiamo già messo in campo e che sono importanti per le persone. E la pandemia, come dicevo, ha messo in evidenza l'importanza dell'efficace politica di protezione e di inclusione sociale. E, inoltre, ha accresciuto la necessità di garantire delle misure di sostegno e di accesso ai servizi per le persone più vulnerabili. Questo è un altro aspetto che mi è in grado di dire oggi, anche se non è, diciamo, facile da gestire, è importante da avere fatto questo sforzo nella pandemia e la Regione Lombardia è veramente un esempio di questo tipo di aiuto che hanno fatto questi 2 anni molto, molto difficile. Vorrei anche approfittare di questa occasione per richiamare inoltre alcuni riferimenti di policy che sono centrali quando parliamo di politica sociale europea e della programmazione 21-27. È in primo luogo il pilastro europeo dei diritti sociali, perché questo rappresenta la nostra bussola per l'azione sociale e anche per guidare gli investimenti nell'ambito della prossima programmazione. E voi sapete certamente che a marzo la Commissione ha presentato il piano d'azione per l'attuazione del pilastro, che mira a trasformare i 20 principi del pilastro in azioni concrete che sono sostenuti dal nuovo quadro finanziario pluriennale, dal Next Generation EU, per contribuire a una ripresa sostenibile, resiliente e inclusiva. Questo è importante che sia inclusiva. Questo piano d'azione propone inoltre 3 obiettivi principali per il 2030 nel settore delle competenze, dell'occupazione e della riduzione della povertà. E in particolare per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto di almeno 15 milioni, di cui almeno 5 milioni dovrebbero essere bambine. Questo è un obiettivo ambizioso, ma anche molto, molto importante, che speriamo sia una realtà verso 2030. E vorrei anche ricordare che
Il vertice sociale di Porto nel 7 maggio scorso ha con tutti i leader europei, i parti sociali, le organizzazioni della società civile a livello europeo hanno sottoscritto questi tre obiettivi. Questo è importante perché si sono veramente impegnati a fare tutto il possibile per costruire un'Europa più inclusiva e più sociale. E questo è importante perché riconoscere l'importanza di sostenere una ripresa economica forte e equa non può essere fatto da solo, deve essere con l'inclusione sociale, con le persone. Questo è un aspetto che vorrei dire oggi qui perché per noi è importantissimo. Costruire un'Europa più inclusiva e più sociale è una finalità dell'obiettivo strategico 4. Su cui si fonda la programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus. Stiamo parlando già del ciclo di programmazione 21-27. Su questo obiettivo strategico, ma la mia collega Nadia Tempesta avrà tempo di parlare più in dettaglio su questo nel suo intervento che è previsto per la tavola rotonda. E vorrei concludere questo mio saluto ricordando che oltre ai fondi per la politica di coesione 21-27, a partire da questo anno l'Italia ha a disposizione anche le risorse del strumento per la ripresa e la resilienza. Questa è un'opportunità storica e molto molto importante, voi sapete bene. Perché dobbiamo veramente cercare di affrontare alcuni problemi strutturali che affliggono il paese e questa è un'opportunità e diciamo, i soldi ti possono sbloccare molti dei problemi e andare davanti. Questa iniziativa di promozione dell'inclusione sociale bisognerà quindi essere ambiziosi, come diceva l'assessore, e assicurare che gli interventi finanziati da questi diversi fondi europei siano veramente incisive, complementari e che si possano rafforzare mutualmente. Non so se si dice così in italiano, ma per noi è importante questa sinergia e questo rafforzamento per raggiungere gli obiettivi che sono molto, molto importanti della coesione sociale europea. Grazie mille e buon lavoro a tutti.